Novembre 1943, l'eccidio di Pietranzieri, trucidate dagli occupanti tedeschi 128 persone. A Pietranzieri, frazione di Roccaraso, nel mese di novembre del 1943, in contrada Limmari, si verifica un terribile eccidio. 128 persone vengono trucidate. Uccisi complessivamente 128 abitanti, 42 uomini e 86 donne. Tra di loro 42 bambini, di cui 34 al di sotto dei 10 anni e uno, Gianfranco Guido, di appena un mese. La ragione di questa assurda strage resta tuttora ignota e fuori da ogni logica. Di questo incredibile e atroce misfatto, Virginia Macerelli, nata nel 1936, è l'unica sopravvissuta e testimone di quegli orrendi crimini contro l'umanità, rimasta sotto il cadavere della madre per 2 giorni e 2 notti. Assessore Cordisco, un dramma, un dolore troppo forte che si ripresenta ogni anno. Sicuramente sì, quest'anno è il 74esimo anniversario dell'eccidio dei Limmari, di cui oggi a Pietranzieri ricordiamo le 128 vittime dei Limmari. Ho visto molti bambini in chiesa, cosa rappresentano? Ma per noi sicuramente rappresenta il futuro, per far sì che non si possa mai dimenticare tutto ciò che è capitato a Pietranzieri, perché io credo che solo i bambini possano essere esempio e possano essere portavoce di tutto ciò che l'indomani non dovrà essere più succedere. Loro dovranno essere i custodi della fede, i custodi della storia, per quanto riguarda Pietranzieri e sicuramente tutta l'Italia stessa. È sempre commovente entrare in questo sacrario. Sindaco Di Donato, che valore ha questa sentenza del Tribunale di Sulmona che condanna la Germania a risarcimento danni di circa 7 milioni di euro per le vittime di Pietranzieri? Al di là del valore economico. Ma come già definito, è un'ordinanza storica, unica. Come ho detto poc'anzi nel mio intervento, perché abbiamo tutti apprezzato che la legge è uguale per tutti, nel senso che il Tribunale di Sulmona ha dimostrato di andare contro la Germania e contro il governo italiano che si erano opposti al nostro ricorso per l'accertamento della verità. È una sentenza che ci insegna tante cose, ci insegna il rispetto della vita, ci insegna il rispetto delle regole, è una sentenza che dà finalmente la verità dei fatti, accerta la verità dei fatti, è una sentenza che dobbiamo assolutamente custodire nel cuore, dobbiamo cercare di difendere anche sicuramente in appello e in tutte le sedi opportune, ma sono convinto che il valore economico, come ho detto, non è prioritario e importante per il Comune di Roccaraso e anche per gli eredi delle vittime, ma soltanto l'obiettivo è quello di portare finalmente un progetto importante, un parco della pace, e l'obiettivo è sempre quello di tramandare alle future generazioni il messaggio di pace e di fratellanza, e noi lavoreremo per questo. Una sentenza storica che giunge proprio dal Tribunale di Sulmona, la condanna della Germania a risarcimento danni delle vittime di Pietranzieri di circa 7 milioni di euro. Sì, indubbiamente è un segnale importante, è un fatto di grande rilevanza che ci dimostra come in nome del popolo italiano e in nome di un principio di uguaglianza di tutti di fronte alla legge, un piccolo tribunale. Tribunale di Sulmona, un comune di Roccaraso, delle persone semplici hanno citato in giudizio e ottenuto dal Tribunale di Sulmona una pronuncia di verità e di giustizia a distanza di tanti anni. Naturalmente quello che è importante è coltivare la memoria di questi fatti, una memoria che si ottiene anche attraverso una pronuncia giurisdizionale, attraverso le testimonianze di questi luoghi e anche attraverso, come dice, ci ricorda Hannah Arendt, attraverso il pensiero, lo stare soli con se stessi, meditare su questi fatti. E così la memoria può crescere e ci riporta, insomma, alla verità e alla possibilità di affermare la giustizia.